Perché fotografo manicomi? Perché fotografi manicomi? È la domanda che più di tutte mi viene rivolta quando faccio degli incontri, mostre o presentazioni. Sarà la mia giovane età, classe 1980, nato 2 anni dopo la riforma Basaglia, quella che ha sancito il superamento dei manicomi? Oppure sarà per la settorialità dell'argomento che ho scelto di trattare? In ogni caso, in questo video cerco di fornirti tutte le risposte necessarie a questa domanda. Fotografo manicomi perché il suo superamento è stata una grande conquista a livello umano. Questi luoghi, diciamo, che non solo testimoniano un'epoca, ma testimoniano un criterio, un modo di pensare, e quindi rappresentarli serve a non cancellare del tutto queste preziose informazioni dalla storia. Fotografo manicomi perché la sua rappresentazione è un po' come dare la voce a chi non l'ha mai avuta. Fotografo manicomi perché ho sempre preferito stare dalla parte dei più deboli. E poi perché dentro questi corridoi ci sono delle storie di umanità incredibile che non dobbiamo assolutamente perdere. Fotografo i manicomi per rendere questi luoghi un simbolo che non bisogna assolutamente dimenticare. Perché, come ha scritto Pietro Clemente, un mio amico antropologo, su Repubblica nel 2010, agosto 2010, bisogna tutelare la memoria di questi luoghi come se fossero campi di concentramento nazisti. Perché effettivamente al loro interno è stata usata molta violenza. Ed è il criterio dell'esclusione che ha creato veramente la struttura manicomiale. Ed è quello che bisogna combattere. Poi, se parliamo di tutela della memoria, non si può non citare l'aforisma di Primo Levi: chi dimentica il suo passato è condannato a riviverlo. Fotografo manicomi per combattere la paura e capire dove si origina lo stigma. Fotografo manicomi perché al suo interno ci sono storie di soprusi, ci sono storie di classismo, violenze su donne, abusi, esclusione politica, tutte problematiche che non abbiamo mai superato nel corso degli anni. Quindi i racconti manicomiali io li vivo come una chiave per interpretare il presente. Fotografo manicomi per seminare un messaggio di speranza, di umanità nelle persone che guardano questi racconti o leggono le sue storie. E infine, fotografo manicomi perché alla fine non ho mai trovato un buon motivo per non farlo. A presto.